fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto amore, na, 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 na. Erano gli anni 60 che andava Gianni Morandi. Oggi ragazzi, 1° maggio, festa dei lavoratori. E a Rustano sti lavoratori. O lavoro, bebè. Oh mamma mia. Dici che in Italia non nascono più bambini. E ci vede. Si parla se suicidano tutto quanto sti creatori, ma che fai più? Monti ha detto che non ci dobbiamo preoccupare perché siamo sulla media di un suicidio al giorno. Ha detto, figuratevi che in Grecia stanno a 5 suicidi al giorno. Quindi stiamo meglio. Che consolazione. Però stanotte mi ha svegliato un incubo. Poi sono saltato in mezzo al letto e pensavo a formiconi. Dice, ma tu ce l'hai con formiconi? Parli un'altra volta di formiconi. Ma parlo di formiconi perché non lo capisco. Formiconi. Formiconi se ne andava alle isole Antille. Praticamente se ne andava in una località e il faccendiere Dacco, Pierangelo Dacco, pagava la sua vacanza. Una settimana 80.000 euro. Ma io sto pensando, qualcuno, 80.000 euro per una settimana, qualcuno gli avrà detto a Formiconi che con 1.000-1.200 euro al massimo a Mondragone ti danno una casa per tutto il mese. Lui va in una località che si chiama Anguilla, Formiconi, Anguilla. Niente meno che hanno dovuto immolare i padri, casse di carne, e cine Anguilla e capituno, come mangia, mangia, povero. Ma, e non aggiungo più niente.